A Pescara, in via Montefaito, arriva il nuovo Sì con te Superstore. La settima apertura nel territorio abruzzese che conferma una visione aziendale attenta alla valorizzazione dei localismi e alla selezione dei prodotti di qualità. Sauro Sasso, direttore marketing e vendite, Sì con te. Oggi nuova apertura qui a Pescara, un nuovo punto vendita che è il settimo nel territorio pescarese. Sì, oggi per noi è un'altra tappa di questo percorso di vita aziendale dove stiamo aprendo e avendo delle grandi soddisfazioni un nuovo punto vendita di circa 2000 metri quadri con oltre 40 persone nel territorio. All'interno del punto vendita abbiamo 10.000 referenze che sono di prodotti riconosciuti, leader, ma anche del territorio. Nel territorio noi stiamo operando in questo territorio da oltre 10 anni e ci sta dando delle grandi soddisfazioni perché l'Abruzzo è una delle regioni più importanti, c'è la montagna, il mare, ma ci sono dei prodotti che mettono, sono delle caratterizzazioni a carattere mondiale che possono essere solamente un orgoglio saperle presentare per i nostri clienti. Abbiamo dei prodotti scontati e bloccati per la convenienza, dove noi possiamo mettere nelle condizioni anche le persone che hanno difficoltà economiche di avere un ottimo, diciamo, potere d'acquisto e poi mettiamo nelle condizioni di avere all'interno dei reparti freschi dei piatti pronti a cuocere o cotti. Questo è un ulteriore servizio grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Alberghiero che ci ha permesso di fare delle ricette del territorio e stabilizzare e dare garanzia che quel prodotto è stabile tutti i giorni. Quali sono i punti di forza del marchio Sì con te? I punti di forza del marchio Sì con te è un messaggio positivo. In questo momento c'è tanto difficoltà, incertezza. Dire sì con te per la spesa che vale tutti i giorni è un messaggio, è una promessa importante. Lo stiamo ottenendo dei risultati grazie a che queste promesse e dichiarazioni poi sono reali. Il socio di questo punto vendita è Luciano D'Inizio che vanta una grandissima esperienza in questo settore. Luciano D'Inizio, lui è da diversi anni che fa questo lavoro, è una persona con dei valori importanti e ha avuto sempre dei successi. Far parte Luciano D'Inizio all'interno della squadra Sì con te per noi è stato un acquisto importante come una squadra calcistica che prende un fuoriclasse. Dunque riteniamo che Luciano ci sta aiutando nel far crescere dei ragazzi e ragazze e per i prossimi imprenditori del domani. Ci sono tutte le premesse per un punto vendita di successo perché questa mattina c'è stato un grandissimo afflusso di persone che sono accorse qui con entusiasmo, la giornata è bellissima, per scoprire questo nuovo punto vendita. Sì, devo dire che siamo molto contenti subito della risposta, non solo per i prezzi, ma abbiamo visto le persone già riconoscere questi ragazzi perché il fatto che stiamo formando dei ragazzi del territorio, gli stessi clienti che vivono la città, hanno piacere di andare a visitare questo negozio. Prezzi convenienti ma anche una grande selezione dei prodotti, grandissimo assortimento anche per esigenze alimentari particolari, per chi ha problemi di celiachia, per chi fa delle scelte alimentari diverse. Sì, abbiamo selezionato diversi prodotti dal prodotto etnico, delle etnie che la città è ricca, ma anche della celiachia o prodotti biologici. Abbiamo dei stopperini che guidano il consumatore davanti a un'etichetta delle volte che non è sempre chiara, abbiamo cercato di dare dei percorsi per semplificare e velocizzare la spesa. Fabrizio Di Berardino, direttore di filiale del nuovo Sì con te Superstore a Pescara in via Montefaito, una nuova apertura, c'è tantissima gente oggi qui. Sì, c'è tantissima gente, siamo felicissimi di questo, sono stati mesi importanti di lavoro, veramente siamo molto molto contenti di vedere questa partecipazione da parte della città di Pescara e speriamo che veramente i clienti si troveranno soddisfatti di questa nuova proposta commerciale. C'è grande entusiasmo e avete creato una squadra, uno staff molto giovane con nuovi posti di lavoro. Sì, questo è un aspetto molto molto importante, è una mission proprio dell'azienda, uno staff importante dove ci sono dei profili importanti e anche dei giovani che si apprestano per la prima volta nel mondo del lavoro. Ecco, all'interno di questo Superstore è possibile trovare tanti prodotti del territorio proprio a supporto del tessuto economico e sociale anche della regione. Anche questo è un aspetto molto importante. Ci sono tanti tanti prodotti abruzzesi e
veramente un vasto assortimento. Guarda, l'unica cosa, invitiamo tutti i clienti a venirci a visitare, così si renderanno conto di persona di che proposta importante noi oggi stiamo facendo. Carlo Masci, primo cittadino di Pescara, oggi nuova apertura, sì con te, Superstore in via Montefaito, una grandissima selezione anche di prodotti del territorio abruzzese. Sì, questa è una cosa molto interessante, perché uno store che apre dove ci sono tantissimi prodotti abruzzesi vuol dire che c'è una grande attenzione alle nostre produzioni, alla nostra economia, ma vuol dire anche che i nostri prodotti enogastronomici sono a livello alto di uno store che è importante, ma che propone situazioni del territorio. Oggi sempre più si cercano prodotti a chilometro zero, si cerca la qualità, si cerca il prodotto fresco, qui si trova, ma soprattutto è Pescara che oggi può festeggiare l'inizio di una nuova attività, vuol dire lavoro per tanti giovani che possono avere una prospettiva, possono guardare al futuro con più tranquillità in un momento in cui il lavoro scarseggia. Qui ci sono 33 ragazzi che possono pensare a farci una casa, una famiglia, una vita, possono pensare a una prospettiva nuova. Poi ci sono tanti produttori che portano i loro prodotti in questa struttura, c'è un movimento grande e Pescara dimostra sempre di essere una città effervescente, una città che non si ferma mai, una città che produce, questa è la cosa più bella. Poi un'altra considerazione voglio fare, questa era un'area abbandonata, ci sono state anche molte polemiche rispetto all'apertura di questo store, qui si poteva realizzare un palazzo di 8 piani, abbiamo preferito invece far aprire una struttura che è a servizio della città e poi poter realizzare a fianco un parco che sarà a disposizione dei cittadini. Questo vuol dire far crescere una città, dare spazi a disposizione dei cittadini, dare servizi, evitando quando si può di far costruire palazzi che poi creano intasamento, e così abbiamo sicuramente dato un'opportunità nuova. La stessa opportunità abbiamo dato a pochi metri da qui qualche anno fa al McDonald's, che ha aperto e ha riqualificato una zona anch'essa abbandonata. Anche lì ci sono state polemiche, perché quando c'è un terreno vuoto si pensa a chissà che cosa, invece ci sono due attività che producono posti di lavoro, almeno 120 persone lavorano tra le due attività, è una cosa bella. Luciano D'Inizio, socio del Sì con te Superstore qui a Pescara in via Montefaito, che ha la seconda esperienza dopo il punto vendita di Loreto Prutino, una bella emozione oggi. È una grande emozione, un secondo punto vendita a Pescara era un sogno che si è realizzato. Invito tutti a venirci a trovare a Pescara in via Montefaito. Tra le tante persone intervenute qui questa mattina per scoprire il nuovo Superstore c'è anche il signor Rolando. Com'è questa nuova apertura? La trovo di una, a parte grande, ma abbiamo fatto un giro con degli amici, è super fornito. In qualsiasi settore, veramente, specialmente noi ci piace ogni tanto qualche bicchiere, la cantina è eccezionale, la cantinetta, reparto vino è eccezionale, il reparto pane ed affini è eccezionale e di una immensità, non lo so, io credo che in giro, io sono uno di vecchio stampo, quindi ho girato parecchio, ma di questa grandezza mai, ma poi diciamo ogni settore è ben definito e con prodotti di alta qualità. Insomma, si è trovato bene? Sì, benissimo. I prezzi diciamo che sono medio-bassi. E questo quindi, insomma, è un fattore importante. Questo non guasta, quindi speriamo che insomma la parte della città di Pescara apprezzi questa apertura, insomma. Quindi è che il pubblico, gli utenti vengono a fare la spesa tutte le mattine,